Buongiorno a tutti voi, naturalmente ai presenti e agli organizzatori e in particolare un affettuoso saluto ad Edo Patriarca, al vostro presidente. Avrei tanto voluto essere con voi a Lucca, dove sono sempre venuta, ma questa volta davvero è assolutamente stato impossibile. Allora cerco di essere presente almeno virtualmente. D'altra parte il mio ruolo di presidente della Commissione Cultura e Istruzione sta comportando in questa legislatura diciamo un supplemento di impegni che non rende sempre possibile prendere parte alle occasioni come questa che ritengo molto importante e a cui avrei voluto tanto partecipare. Sono molto anche interessata e grata e soddisfatta del fatto che l'edizione del 2015 del Festival del Volontariato dia una esplicita dimensione europea, mostrando quindi che il dibattito del mondo che fa capo al volontariato ha compreso la necessità di confrontarsi in questa dimensione. Ricordo tra l'altro che il Centro Nazionale del Volontariato ha sempre avuto una dimensione internazionale. E trovo che sia molto importante per me di particolare significato la scelta di toccare tra i molti temi in agenda quello della tutela dei beni culturali, che mi tocca personalmente e anche come Presidente della Commissione Cultura e sul quale tra l'altro vi do una mia riflessione anche sulla base del rapporto che stiamo esaminando e approveremo entro i prossimi mesi in Parlamento europeo sulla propria gestione integrata e partecipata del patrimonio culturale. Non vi è dubbio che il voto dell'Europa sta cambiando e con essa le storie umane, individuali, collettive che l'animano. Ormai deve prendere forma una nuova memoria, direi una nuova narrazione dell'Europa sulla fondamenta di un'identità comune in cui la diversità culturale costituisca ricchezza e non elemento di divisione e non di conflitto, quindi uno strumento di piena cittadinanza, di piena coscienza civile e di valori condivisi. Questa riflessione chiaramente è molto sollecitata da ciò che è accaduto negli ultimi tempi. Abbiamo assistito a partire dal tentato qui a Bruxelles proprio dell'assalto al museo ebraico di Bruxelles e poi alla furia distruttiva dei terroristi dello Stato Islamico che si sono scagliati contro il patrimonio, si stanno scagliando contro il patrimonio artistico e archeologico che è un bene dell'umanità sia in Medio Oriente, in particolare in Siria, in Iraq, in Nord Africa, ma anche contro simboli civili e religiosi anche in paesi dell'Africa centrale e del Sudafrica e della Nigeria. Ciò accade per infliggere chiaramente ai popoli e ai territori una intenzionale privazione davvero cinica e feroce di una parte della loro storia, della loro identità, ma anche purtroppo del loro futuro. E per questo vorrei ricordare subito l'azione coraggiosa che sta svolgendo un gruppo di volontari siriani, archeologi, giovani archeologi, coordinati dall'archeologo Amr Alzm, che è stato il direttore dell'Istituto dell'archeologia della Siria di Damasco. Stanno cercando di fare un'azione assolutamente straordinaria, rischiando la loro vita per raccogliere le prove della distruzione, dei saccheggi e salvare quel che resta e nascondere anche quel po' che possono nascondere del prezioso patrimonio del paese. E noi abbiamo, credo, anche qui a Lucca, vorrei che questo fosse da voi sostenuto, dobbiamo sostenere davvero e proteggere il loro impegno. Per questo nella relazione sui diritti umani che abbiamo approvato a Strasburgo nella precedente sessione, io ho proposto, ed è stato un emendamento approvato all'unanimità, ho proposto un emendamento che richiamasse l'attenzione su questi saccheggi, sui danni, ma che anche dicesse di quello che sta avvenendo anche nel resto del mondo contro il patrimonio artistico e perché si prendano degli impegni. E questo mi fa piacere dirvi che nella prossima plenaria a Strasburgo noi presenteremo una oral question, insomma, una interrogazione orale come Commissione Cultura condivisa con tutti i gruppi
per chiedere azioni concrete dell'Europa, sia per proteggere, sia per documentare, ma anche per attivare delle forme. Si è parlato dei blue shields, cioè degli scudi blu dell'UNESCO, delle azioni da fare sul campo. E poi soprattutto una cosa, siccome questi reperti vengono utilizzati e vengono venduti per poi riuscire a guadagnare risorse a favore del terrorismo, chiederemo all'altro rappresentante, in particolare la Mogherini, l'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, di chiedere in sede ONU che sia bloccato il commercio di questi reperti artistici e archeologici provenienti da questi paesi che sono in una forma di vera e propria guerra o comunque conflitto e dominato dall'ISIS. Quindi chiediamo che siano considerati effettivamente non solo crimini contro di guerra, ma anche crimini contro l'umanità. La cultura è dunque anche una questione di diritti umani, ma non solo, è anche uno strumento di dialogo interculturale e interreligioso. 2 mesi fa a Parigi il popolo, le istituzioni europee sono ritrovate insieme a testimoniare i valori della libertà, dell'uguaglianza. Forse dobbiamo parlare di più di fraternità. E su questo definire una nuova alleanza, una nuova convivenza. Con loro c'erano rappresentanti della Chiesa Cattolica, della comunità ebraica, di alcune comunità musulmane che coraggiosamente hanno preso posizione contro il fondamentalismo, che anche e soprattutto contro i musulmani, oltre che contro le altre religioni. E tutti sentiamo il dovere di comprendere e ricordare che la sfida della sicurezza e della pacificazione e della cooperazione non si vince se non lavoriamo anche sull'educazione, sull'impegno civico e su una cultura inclusiva in Europa che sia fondata sui valori di una comune dignità, della dignità della persona, della libertà, sui diritti umani, sulla capacità di creare appunto fraternità. So che nel vostro incontro di questi giorni su questo argomento esiste già un elevato grado di consapevolezza, conosco bene la realtà del volontariato italiano e mi auguro che il volontariato italiano ed europeo ci sia accanto, ci aiuti e ci stimoli perché noi anche col supporto, col sostegno delle realtà associative e del no profit, noi riusciamo anche a vincere questa battaglia di civiltà e di fraternità. Vi faccio moltissimi auguri di buon lavoro e veramente spero che ci si incontri presto anche in un'altra occasione. Grazie.